da 30 anni. Quest'anno infatti la storia della cultura digitale italiana compie 30 anni nelle pagine di Media 2000 creata nel 1983. Da allora abbiamo sempre cercato di anticipare quelli che sono i trend e i fenomeni che avrebbero cambiato non solo il modo di comunicare dell'uomo, ma la sua vita stessa. Per quanto ci riguarda, il futuro lo si vede bene nel presente. Infatti l'anno scorso, per festeggiare il McLuhan Centenary, abbiamo usato un format legato ad un aforismo del profeta del villaggio globale: The future of the future is the present. Cioè, il futuro del futuro è il presente ed è sta anche nella mente delle nuove generazioni che cerchiamo di incontrare, il motivo per il quale mi fa piacere oggi di vedere tutti questi giovani, perché solo attraverso la comunicazione fra generazioni riusciamo ad avere quelli che sono i segnali deboli del futuro. Quindi da oggi, da questa giornata, spero di raccoglierne anch'io, proponendo i miei, di raccoglierne quelli che vengono dai giovani.